riscontro importante che avevamo in casa, quindi sì, sicuramente non ci aspettavamo una passeggiata, come comunque non ce l'aspettiamo con nessuno, insomma. Sono contenta perché alla fine abbiamo portato a casa il punteggio pieno, abbiamo fatto bene perché secondo me ci siamo riuscite ad aiutarci, dove non arrivava una arrivava l'altra, e questo sta diventando, insomma, come si può dire, un continuo, insomma, l'abbiamo fatta a Perugia, l'abbiamo fatta in Coppa, lo stiamo facendo adesso, quindi insomma se va avanti così va più che bene, insomma, riuscire ad aiutarci, dove non arriva una arriva l'altra è una sicurezza per tutti poi. Condivido questo che diceva Luciano, loro primi due set sono stati in partita, dopo noi abbiamo spinto un pochino, loro hanno fatto qualche errore in più. Non mi è piaciuta la situazione che i nostri parziali 16-10 e 21-15 o 21-14 in quarto set, però dobbiamo ricordarci che oggi abbiamo giocato contro Novara, che secondo me noi come postazione, ma anche come posso dire, organizzazione da inizio di anno, più o meno siamo nel stesso livello, no? Perché noi abbiamo cambiato posto palleggiatore, loro anche, il loro palleggiatore è arrivata da poco, penso che oggi avete visto già che classe è questa ragazza, e questo mi fa piacere. Mi fa piacere che abbiamo dato un pochino di spettacolo, perché indipendentemente avversario, questo signore che è a mio canto, è una persona che stimo tanto e penso che è uno dei più bravi allenatori italiani che esistono in questo momento. Noi, voi magari anche non sapete, veniamo da una settimana molto difficile perché Derbaum ha problemi con tendine di Achille, e io ringrazio veramente personalmente a lei, però ringrazio anche a staff medico che ha fatto veramente grandissime cose per portarla a stare in campo oggi. E oggi ha fatto, se non sbaglio, e non sbaglio, 70% in attacco. Questo è una cosa... No, lo so che non è un chiari, ma addirittura ha fatto 26 punti. Ecco, così, io veramente su questa partita ero molto preoccupato, però ecco, gestione fisica nostra è stata veramente in ordine.